Aria segna un nuovo capitolo per Nissan nella sua evoluzione della guida elettrica, introducendo un crossover completamente elettrico che non solo reinventa il potenziale di un veicolo elettrico, ma anche il modo in cui le persone si sentono al volante. Progettata per ispirare il passaggio alla guida a emissioni zero, Aria offre la migliore esperienza di guida elettrica progettata ergonomicamente per il massimo comfort. Basandosi sulla leadership di Nissan nell'elettrificazione e nelle capacità di crossover che definiscono il segmento, Nissan Ariya offre funzionalità di guida avanzate e un'esperienza EV senza pari. La piattaforma completamente elettrica di Nissan Ariya combina un'eccellente erogazione di potenza, capacità di ricarica e autonomia, con un equilibrio accuratamente calibrato tra comfort di marcia e agilità di guida. Disponibile in tre versioni, Aria Two-Wheel Drive 63 kWh, Aria Two-Wheel Drive 87 kWh, Aria e-Force AVD 87 kWh e un'autonomia fino a 533 km, Aria può soddisfare con sicurezza una varietà di esigenze dei clienti. Rimanendo fedele alla tradizione Nissan di veicoli eccitanti e divertenti da guidare, Aria è costruita sulla nuovissima piattaforma CMF EV, sviluppata dall'Alleanza, ottimizzata per offrire prestazioni senza precedenti. Grazie al propulsore 100% elettrico, Aria offre una coppia istantanea e una potente accelerazione per offrire un'esperienza di guida fluida, silenziosa e reattiva. Nissan ha assicurato che la trasmissione EV dell'Aria non solo fosse eccezionalmente silenziosa, ma che nessun rumore fosse più dominante di un altro in velocità, risultando un abitacolo uniformemente silenzioso e rilassante, anche nei sedili posteriori, un'area in cui molti veicoli mostrano una minore riduzione del rumore. Vantando un notevole recupero dell'autonomia e prestazioni di ricarica rapida, l'Aria 87 kWh può recuperare fino a 350 km con una ricarica rapida di 30 minuti, utilizzando un sistema di ricarica CCS. Il pacco batteria si trova alla base del telaio per garantire una distribuzione del peso 50-50 sulla versione e-Force e una distribuzione del peso quasi uguale sulle versioni a due ruote motrici. Durante il benchmarking, gli ingegneri hanno posto grande enfasi sul raggiungimento dell'equilibrio ideale tra agilità di guida, sensazione di sicurezza e comfort di guida. Qualcosa per cui non tutti i rivali dei veicoli elettrici sono noti. Esistono sottili differenze regionali anche per l'Aria. Ad esempio, i consumatori europei richiedono uno sterzo reattivo e un'elevata manovrabilità, ma richiedono anche stabilità aggiuntiva a velocità più elevate. Quindi, le forze di smorzamento sono state aumentate per migliorare il controllo della carrozzeria. Gli ingegneri di Nissan Europe hanno anche regolato la velocità della molla e risintonizzato il feedback dello sterzo per aumentare la definizione del centro alle velocità più elevate.